Guarda, Jazz Ascona secondo me è uno dei pochi festival rispetto agli altri generalmente che ci sono in giro per il mondo, dove il musicista veramente ha contatto con col pubblico. Cioè, non esiste questa barriera che dice ok, vabbè, adesso ci sono le transenne per permettere ai musicisti di salire sul palco, poter organizzare la musica, eccetera, eccetera. Però normalmente li vedi in giro, musicisti e pubblico che parlano insieme, mentre altri festival c'è un sistema quasi una security, quasi, non dico presidenziale, ma c'hai tutti questi. E si crea questo clima molto familiare che è un po', credo, unico. Adesso poi non conosco tutti i festival del mondo, però sicuramente fra quelli che ho visto qui c'è un clima veramente, veramente unico, dove è un clima di festa permanente, dove la gente proprio viene qua per sentire la loro musica, per chiacchierare con i loro amici, con i musicisti, stare insieme una settimana, 10 giorni sulle rive di un lago meraviglioso, stare bene, cioè credo che è un po' meno, come si dice, è meno freddo, meno sì, meno freddo, meno organizzato, ma in senso positivo, cioè organizzato benissimo, però c'è questa cosa, tante volte molti festival devi presentare il passaporto per andare a trovare i tuoi amici musicisti, qui clima proprio molto familiare, questo credo che sia la cosa, più il livello della musica è sempre molto alto, e poi c'è questa connessione con la musica di New Orleans che è importante, perché è un po' la radice del jazz, tutto il jazz di oggi, tutta la musica, anche la musica commerciale, arriva poi alla fine un po' da New Orleans, e qui ci sono dei musicisti di New Orleans che magari in altre occasioni non avrebbero modo di farsi sentire in Europa, e Ascona dà la possibilità sicuramente a molti musicisti, molti più pubblico, di ascoltare delle iniziative, delle idee nuove, delle particolari che arrivano da un posto sempre fecondo. Ah, progetti miei, ma ce ne sono tanti, sai, il progetto che il migliore che ho è sempre quello che penserò domani. No, lavoro col trio, adesso faremo un giro domani viene Alvin Queen, quindi saremo in tour con Alvin Queen col trio fino al 17 luglio con Marco Panascina e Alvin Queen, poi dopo parecchie cose piano solo, e poi a settembre tornerò in America, che è insomma il posto dove voglio sempre andare ogni volta, ogni anno, almeno starci un pochettino per prendere un po' una ventata d'aria fresca, perché che se ne dica, comunque a New York è sempre una fucina di idee, è una città viva, una città che o ti piace o non ti piace, a me piace moltissimo, quindi quando vado a New York mi sento ricaricato, e poi niente, poi adesso insegno al Conservatorio di Torino, per cui una volta arrivato da New York mi dedicherò anche all'insegnamento e cercare di portare questo spirito, questa cosa ai giovani, e poi ci sono tante altre cose, di dischi in progetto, lavori, tournée, però per ora mi interessa il trio, lavorare appunto con l'associazione del piano trio e piano solo, sviluppare tutto quello che c'è sotto le dita. O ti porta un amico un disco e ti fa sentire una cosa che non hai mai sentito, che ti stupisce e ti attira per il momento verso quella cosa, oppure a casa, non so, dei tuoi genitori, se non tutti e due ascoltano jazz, eccetera eccetera, diciamo che le ragioni sono le stesse, è un po' più, come si dice, manca un po' più di passione generalmente, perché negli anni in cui mi sono appassionato al jazz io dovevo un po' andartela a cercare, nel senso che io mi prendevo l'autobus, andavo in centro di Genova nel negozio di dischi a comprarmi il disco, e quel disco lì, dato che non c'erano tanti soldi che un ragazzo può spendere, mi prendevo un disco al mese o due quando c'erano proprio e quei due dischi me li sentivo tutti. Adesso è facilitata la cosa con YouTube e con tutte queste cose, praticamente tutto a un click di distanza, no? Però non essendoci un po' questo sforzo di andare a comprarsi il tuo disco, senti le cose, poi se non ti piace la smetti di ascoltare, c'è un po' meno passione per fare questa cosa, c'è un pochino più superficialità, però ci sono molti più input, quindi credo che comunque se il fuoco tu ce l'hai dentro, diciamo, non cambia nulla, è senz'altro più facile, però vedo che molti giovani devono un po'
trovare quella, quel fuoco, come dire, questa cosa è una cosa, voglio sentire tutto, voglio comprare il disco, non voglio solo tipo fare il download di un pezzo. Non mi piace ancora, quindi sto cercando di fare un po' di lavaggio del cervello su questa cosa. A tutto il pubblico di Ascona Jazz, a tutti il pubblico italiano, francese, tedesco, svizzero, inglese, americano, un grande saluto, un grazie per essere qua e per rendere possibile sempre ogni anno questa meravigliosa esperienza.